Io ringrazio molto Maria Monica Donato e la Diocosmo che mi hanno invitato a parlare della fototeca del Kunsthistorisches Institut in Florenza, una fototeca diciamo generalista, specializzata sulla storia dell'arte italiana, ma non un progetto come la maggior parte di quelli che sono stati presentati dai colleghi, e questo mi darà l'occasione per presentare il nostro lavoro in brevissime parole, uno dei nostri progetti, ma poi anche per fare qualche riflessione di carattere metodologico che spero possa essere interessante per tutti quanti, anche se riguarda in maniera specifica la fotografia. Vorrei anche scusarmi, e l'ho già fatto con gli organizzatori, ma vorrei farlo anche con tutti voi, perché non è mia usanza venire ai convegni solo quando devo parlare io. Di solito vengo per tutto il convegno, ma quando mi è arrivato questo invito era già chiaro. Chiaro che motivi di famiglia e di lavoro incrociati mi avrebbero impedito di essere qui per tutto il tempo, ma tuttavia mi sarebbe dispiaciuto dire di no, e quindi mi scuso anche con voi perché appena finito dovrò scappare via. Vi parlo della fototeca del Kunsthistorisches Institut in Florenza, istituto fondato nel 1897, vedete qui una scorsa delle nostre varie sedi storiche, a cominciare dall'appartamento del nostro primo direttore Heinrich Brockhaus a Firenze, Palazzo Guadagna a Santo Spirito, poi la fototeca in Via Giusti, e come alcuni di voi sanno ci siamo trasferiti da qualche anno come fototeca in Palazzo Grifoni a Piazza Santissima Annunziata, nel quale sono conservate le oltre 600.000 fotografie della nostra collezione, ancora in scaffali liberi a presa diretta, e nel quale si sviluppano ormai da qualche anno le nostre attività, ovviamente non solo per quanto riguarda la cura della collezione analogica, ma anche gli strumenti digitali. E abbiamo iniziato negli anni 90 a catalogare le nostre fotografie in un database. Più o meno dal 2000 abbiamo iniziato con la digitalizzazione dei negativi e con le campagne digitali, il nostro database che utilizziamo insieme a un consorzio di colleghi di cui fa parte la fototeca della Biblioteca Herziana, Bildarchiv Foto Marburg e altri archivi di immagini in Germania, non prevedeva fin dall'inizio di andare in rete e anche di collegare delle immagini. Erano cose che negli anni 90 ancora non esistevano, per cui con uno strumento che per il momento è uno strumento separato siamo andati online qualche anno fa, e abbiamo anche altri progetti digitali. Vi faccio vedere la fototeca digitale, che si raggiunge dal sito del nostro istituto come tutti gli altri progetti e strumenti di cui vi parlerò, quindi potete, se siete interessati, trovare tutte le informazioni attraverso il nostro sito. La nostra fototeca digitale è uno strumento nel quale sono consultabili in open access, secondo i principi della Max Planck Gesellschaft, al momento circa 45.000 immagini, che viene implementata continuamente. Sono circa 150.000 le immagini fotografiche catalogate nel nostro database, ma solo 45.000 sono anche consultabili proprio come immagini, perché sono quelle di cui abbiamo non solo i metadati, ma anche l'immagine digitale. E dalle immagini che vedete qui è chiaro subito anche un problema di lingua. Il nostro database di catalogazione è in tedesco, l'interfaccia è in tedesco, in italiano e in inglese, i dati rimangono in tedesco, ci sono degli authority file che permettono una ricerca per esempio per città e nomi degli artisti in varie lingue, e utilizziamo Iconclass come strumento di descrizione iconografica
che è uno standard internazionale, quindi permette una certa, almeno una multilingualità virtuale dei nostri dati, ma quello della multilingualità rimane veramente un campo aperto e un problema del futuro. Sappiamo che il Getty si sta interessando a questo problema, ma ancora non ci sono delle soluzioni concrete. Diciamo, per il momento rimane un desideratum piuttosto che un tema concreto. Vi racconto brevemente da dove derivano le 45.000 immagini digitali. La maggior parte deriva dalla digitalizzazione dei nostri negativi. Ora io non faccio una presentazione dettagliata di tutte le funzioni della nostra banca dati online, perché sono cose che ormai ognuno di noi conosce. Forse l'unica cosa interessante da sottolineare è che c'è una possibilità di ricerca, ecco, che ora nel PowerPoint non vedo più, ma comunque fra oggetti e fotografie, che si può impostare proprio all'inizio della ricerca, e su questo punto tornerò più avanti. Qui vediamo i negativi, quindi sono negativi storici che si trovano nel nostro archivio, ma anche negativi che continuiamo ad acquistare da fotografi con i quali lavoriamo. La digitalizzazione del nostro archivio negativi ha un motivo non solo di diffusione di questo materiale e anche di qualità, poiché la digitalizzazione di un negativo dà risultati superiori alla digitalizzazione di un positivo fotografico, ma è anche legata a questioni di copyright. Partendo dal nostro archivio negativi, siamo sicuri di non avere problemi di copyright, e poiché, come tutti i presenti sanno, ma non tutte le istituzioni e anche chi ci dà i finanziamenti, digitalizzare e catalogare soprattutto sono operazioni tutt'altro che semplici e poco costose, ma richiedono invece un investimento di grande tempo e soprattutto risorse economiche e di personale. Pensiamo di concentrare, poiché non possiamo comunque digitalizzare tutto per motivi di risorse, ci concentriamo sui materiali che possiamo mettere in rete in open access senza problemi, poiché appunto non ci sono problemi di copyright. Penseremo in un futuro a cosa fare con il resto del materiale che è ancora in parte sotto copyright. Alla digitalizzazione dei negativi si aggiungono naturalmente le nostre campagne fotografiche, che sono anche in digitale, e si sono concentrate negli ultimi anni soprattutto su monumenti difficilmente accessibili anche agli storici dell'arte, e abbiamo anche una serie di progetti con le istituzioni fiorentine, uno lo mostrerò più avanti, e stiamo facendo delle campagne fotografiche anche in piccoli centri, piccoli per modo di dire, magari si va a Montepulciano, ma dal punto di vista fiorentino sono piccoli centri della Toscana, che documentiamo abbastanza a tappeto, in parte in analogico, in parte in digitale, e anche in questo caso i negativi vengono digitalizzati. Vi sono anche alcuni progetti speciali, questo è il progetto sulla Georgia. Questi fondi particolari sono consultabili, come vedete, anche attraverso dei link diretti, non solo con una normale ricerca, ma attraverso i fondi speciali che permettono di andare, come in questo caso, direttamente nel fondo della Georgia. Si tratta di un progetto della direzione Wolf, di Gerhard Wolf e alcuni colleghi fra Italia, Svizzera, Germania e soprattutto la Georgia, con il supporto istituzionale appunto di colleghi georgiani. Sono stati fatti dei viaggi di studio di questo gruppo di studiosi, e questi viaggi di studio sono sempre stati accompagnati da un fotografo, per cui abbiamo al momento in rete oltre 1000 fotografie, ma altre centinaia di fotografie si aggiungeranno in futuro. Vi potete immaginare che la catalogazione di questo materiale
materiale, benché abbiamo i contatti e il supporto di alcuni colleghi georgiani, non sia un lavoro molto semplice. Questo fondo sarà in qualche modo ampliato, implementato da una campagna fotografica fatta in Armenia negli anni scorsi, che ancora è in lavorazione. Un piccolo fondo digitale è quello della nostra collezione di stampe e incisioni. Quando la fototeca è nata nel 1897, in concomitanza con la fondazione dell'istituto, si chiamava ancora collezione di immagini e non di o di illustrazioni, non di fotografie, poiché una parte delle immagini erano appunto stampe e incisioni, a un fondo di circa poco più di 1000 pezzi. La fotografia si è affermata rapidissimamente come lo strumento di documentazione principale, ma è rimasto questo piccolo fondo che abbiamo completamente digitalizzato e catalogato, che è anche consultabile fra i nostri fondi speciali. Come database di catalogazione utilizziamo il famigerato IDA, uno strumento appunto che è stato utilissimo per partire negli anni 90, ma che ci ha dato nel corso del tempo anche qualche problema, e adesso ci stiamo muovendo piano piano verso un software più aggiornato che si chiama APS, con il quale già andiamo online. Per il momento sono due software separati, uno per la catalogazione, uno per la gestione della consultazione in internet. Ma la cosa più importante è il sistema di regole che sta dietro questi software, che è il sistema MIDAS. È un sistema nato anche per la catalogazione museale, e la parte sulla fotografia è stata sviluppata da questo consorzio al quale accennavo, nel quale il Bildarchiv Foto Marburg gioca un ruolo fondamentale. I nostri colleghi dell'Herziana sono anche partner in questo consorzio. Qui la catalogazione delle fotografie è basata sulla catalogazione delle opere d'arte, cioè anche se i nostri oggetti sono le fotografie, in realtà dobbiamo sempre creare un oggetto che è l'opera d'arte, al quale, come dire, attaccare le fotografie. E tornerò anche su questo tema, perché a volte è un problema nel momento in cui abbiamo a che fare con materiale fotografico particolare. I nostri dati sono consultabili non solo nella fototeca digitale, ma anche nel Build Index, cioè la grande banca dati che è gestita da Foto Marburg insieme agli altri partner, nella quale sono consultabili anche i nostri dati senza immagini, cioè i dati relativi a fotografie che non sono anche digitalizzate. E da lì, da Foto Marburg, le nostre immagini vanno anche in Europeana e a breve anche nella Deutsche Digitale Bibliothek. Oltre al lavoro di digitalizzazione e catalogazione dei nostri fondi fotografici, uno dei progetti che vi voglio illustrare molto molto brevemente è il progetto Cenobium. A proposito di tradizione artistica, uno dei temi che sta anche nel titolo di questo convegno, questo progetto si occupa di documentare in maniera multimediale i capitelli storiati romanici che si trovano o provengono da chiostri del Mediterraneo. Abbiamo iniziato per ovvi motivi con l'Italia, facendo delle campagne fotografiche e anche di documentazione 3D a Monreale, Aosta e Cefalù, e sono partner del progetto non solo la soprintendenza di Pisa, ma l'Istituto di Scienza e Tecnologia dell'Informazione del CNR di Pisa per la parte 3D. Con
L'idea è di continuare questo progetto anche con, non possiamo finanziarlo tutto noi ovviamente, quindi al momento siamo in negoziazione con partner in Spagna, la Spagna è anche un ambito molto importante e l'idea è poi dopo la Spagna di andare anche verso la Francia, per quanto molti degli esempi francesi siano smembrati e quindi li si dovrebbe passare dai chiostri e dai luoghi per sé ai musei. Non solo in Francia, a Tolosa è importante, ma per esempio al Victoria and Albert Museum. Vi faccio vedere rapidamente qualche immagine da Monreale, a parte alcune, per ognuno dei chiostri che trattiamo, alcune sezioni introduttive sull'importanza del monumento. Le sezioni più importanti sono quelle sui capitelli, che sono sempre collocabili nello spazio, cioè qui vediamo che siamo sul lato ovest del chiostro, abbiamo qua tutti i capitelli, abbiamo il numero 8, c'è un riferimento ai sistemi di catalogazione di questi capitelli noti dalla bibliografia specialistica. Quasi tutti i capitelli sono stati fotografati da noi in alta risoluzione da 8 o almeno 4 punti di vista e qui vedete un dettaglio di questo capitello che ovviamente è utile anche ai fini conservativi e non solo della ricerca storico-artistica. Vedete anche una serie di pulsanti, si può vedere l'immagine ingrandita, io qui vi faccio vedere solo un dettaglio e anche noi usiamo o usavamo, devo dire, il browser Digilib, in questo momento stiamo sperimentando anche Zoomify, Digilib è il browser immagini che usiamo nella nostra fototeca digitale, si può vedere il modello 3D che ora vi farò vedere, si può aggiungere l'immagine a un light table oppure aggiungere il modello 3D a un light table. Questo è un esempio del modello 3D che ora vi faccio vedere per brevità nel PowerPoint, potremmo andare online e farlo girare, muovere, eccetera, e vedete anche che ci sono dei buchi, sono le parti in cui il raggio laser non arriva e che noi abbiamo scelto di non ritoccare proprio per dare una documentazione il più precisa e scientifica possibile. Sui modelli laser, che sono costituiti da 6 milioni di punti, vengono proiettate le nostre fotografie per dare un'idea della superficie. Chiaramente sono due strumenti che sono complementari, cioè se vogliamo analizzare dettagliatamente la superficie, i dettagli e anche la materialità, dobbiamo utilizzare le fotografie. Il modello 3D che si può muovere ci permette soprattutto di seguire il percorso narrativo che hanno alcuni di questi capitelli. Devo dire che non abbiamo fatto i modelli 3D di tutti, ma solo quelli in cui in qualche modo valeva la pena, perché era importante seguire il percorso narrativo dei capitelli, che in loco è difficile da seguire per ragioni, si dovrebbe salire sul muretto, c'è da una parte l'ombra, dall'altra la luce, eccetera eccetera, e con questi modelli sono d'accordo con alcune reticenze espresse da Emilia Masci sull'utilizzo dei modelli 3D nell'ambito della ricerca. In questo modo, avendo una questione di ricerca molto precisa, degli oggetti molto precisi e riproducendo gli oggetti dopo senza creare niente di nuovo, noi in qualche modo riproduciamo il contesto, se vogliamo, della bottega dell'artista, in cui il capitello non era ancora in opera ma poteva essere visto da tutte le parti, sempre ricordando che è un modello 3D e sono delle fotografie digitali in alta risoluzione, non sono l'oggetto stesso che rimane il fine e l'oggetto ultimo della nostra ricerca. A voi non lo devo dire, ma è bene ogni tanto ribadirlo. E brevissimamente, questo è il light table in cui possiamo mettere insieme, vedere e anche muovere fotografie digitali e modelli provenienti da diversi chiostri, per cui possiamo fare dei confronti abbastanza agevolmente. Tutto questo
materiale può essere consultato in internet, è a disposizione di tutti, non di tutti i browser, preferibilmente Firefox, versioni aggiornate di Firefox, è possibile che nella versione aggiornata di Firefox sia necessario fare un cambiamento nella configurazione che è spiegato sul sito. Nel momento in cui si va avanti e ci si blocca, il sito dà un'informazione su come configurare il browser Firefox. Ovviamente è una cosa abbastanza nuova la possibilità di vedere i modelli 3D senza scaricare né un software né il modello stesso, cosa che era necessaria fino a pochi mesi fa, e qui sono i colleghi del CNR di Pisa che sono riusciti a programmare questa soluzione. I nostri progetti sono in rete anche attraverso le nostre mostre online illustrano anche le nostre collaborazioni sia con progetti interni dell'istituto come questo Size Matters, che è stato un convegno organizzato da nostri colleghi che ci hanno chiesto di collaborare, e la questione delle scale della misura ovviamente è fortemente relata alla fotografia, e siamo stati ben contenti di fare una ricerca nei nostri fondi direttamente tagliata su misura per questo progetto, questo convegno. Bartolomeo Mannati mostra alcune delle fotografie che abbiamo realizzato per la mostra del Bargello. Il Bargello è uno delle istituzioni fiorentine con cui collaboriamo, abbiamo per esempio anche un progetto per la documentazione fotografica delle sculture del giardino di Boboli, sul quale anche c'è stata una mostra online che sta andando avanti da un po' di tempo. Poiché alcuni dei progetti presentati in questi giorni si occupano di mondo antico, vi faccio vedere anche alcune fotografie sull'antichità dalla nostra fototeca, che è specializzata più sulla storia dell'arte intesa tradizionalmente che non sul mondo antico. Abbiamo anche una piccola sezione della cosiddetta arte antica, che è molto molto eterogenea, proprio per questo molto interessante, e queste fotografie mi permettono di collegarmi alla parte metodologica del mio intervento, poiché sono fotografie particolari, sono fotografie molto vecchie, questo si vede a occhio, e abbiamo potuto datarle agli anni 60 dell'Ottocento. È un fondo piccolo ma molto importante, il fondo Croquison, e questo mi porta a parlarvi del nostro lavoro sulle fotografie storiche nell'ambito del nostro progetto Cimelia Fotografica. Devo dire che la definizione di fotografie storiche, che per noi sono fotografie fino circa al 1900, primissimi anni del Novecento, è evidentemente una definizione arbitraria e anche flessibile per il futuro. Noi stessi ci occupiamo anche di fotografie delle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, nell'ambito di un progetto che anche è in parte una cooperazione con la fototeca della Biblioteca Herziano, diciamo per ora uno scambio, e vorremmo creare anche una piattaforma di consultazione comune. Ovviamente le fotografie del cosiddetto Kunstschutz, che era la sezione della Wehrmacht che si occupava della protezione dei monumenti e che rappresentano le distruzioni belliche, sono anche fotografie storiche in senso lato, ma che per ora per noi fanno parte di un progetto a parte, che è quello del Kunstschutz. Nell'ambito di Cimelia Fotografica definiamo le fotografie storiche come fotografie appunto fino circa al 1900, fotografie legate alla primissima storia del nostro istituto, ma anche e soprattutto alla seconda metà dell'Ottocento, quindi il periodo della diffusione della fotografia documentaria e anche della affermazione della storia dell'arte come disciplina accademica. Sappiamo benissimo che la storia dell'arte fin dall'inizio ha utilizzato le fotografie come strumento della ricerca, e che c'è una fortissima interazione fra la
la scientificizzazione, fra virgolette, dei metodi storico-artistici e la possibilità di usare fotografie come evidence, si direbbe in inglese, come documento considerato veritiero, ma noi sappiamo che nessuna fotografia è neutrale, delle opere d'arte oggetto degli studi degli storici dell'arte. Ci siamo scontrati, diciamo, nell'ambito di questo progetto con un problema che deriva molto anche non solo dal modo classico di utilizzare le nostre fototeche, ma anche dai sistemi di classificazione sistematica e anche di catalogazione prima analogica e oggi digitale, cioè la prevalenza del contenuto visuale delle fotografie, la tendenza a vedere le fotografie, come direbbe Roland Barthes, come qualcosa di trasparente che ci conduce direttamente all'oggetto rappresentato. E questo ovviamente per certi versi è vero, è un uso fondamentale che continua a essere attuale della fotografia e delle nostre fototeche, ma noi vogliamo considerare nell'ambito di questo progetto le fotografie anche come oggetti che non possono essere limitati al loro contenuto visuale, come oggetti materiali che quindi per esempio sono costituiti anche dal cartoncino sul quale sono montati, come oggetti che hanno anche una biografia o diverse biografie a seconda che possono essere stati per un certo periodo nella collezione fotografica di uno storico dell'arte, che quindi ora ci permettono di ricostruire il modo di lavoro di un determinato personaggio, ma che hanno avuto anche una storia all'interno del nostro archivio, e il nostro archivio ha influito su quella poi che è la consultazione di questi oggetti e l'uso che ne hanno fatto nelle generazioni di storici dell'arte. E proprio per questo motivo, per questo tipo di fotografie, digitalizziamo, non abbiamo il negativo, questo va detto in origine, non abbiamo problemi di copyright perché si tratta di materiale ottocentesco, quindi di pubblico dominio, e questo materiale viene digitalizzato prendendo in considerazione tutto il cartoncino, sembra ovvio ma non lo è, e su questo cartoncino ci sono tutta una serie di informazioni proprio sulle vite di questo oggetto, quindi la provenienza da un determinato fondo, è una fotografia di Sommer e Beles, tutti i timbri e le informazioni che derivano dalla nostra fototeca, il nostro numero di inventario che ci dice quando è stata catalogata questa fotografia, la segnatura, cioè l'area della fototeca in cui è conservata, che può essere cambiata nel tempo, a volte abbiamo segnature cancellate, modificate, quindi questo ci permette anche di studiare la storia della nostra classificazione sistematica e tutta una serie di elementi. E per questo noi siamo affezionati al nostro nome storico Phototech col PH, ma tuttavia vogliamo considerare il nostro fondo, il nostro archivio, non solo come una fototeca in cui si va come in una libreria, photo library, si dice in inglese, si traduce in inglese fototeca, in cui si sceglie un libro in base ad un determinato soggetto dallo scaffale, ma piuttosto come un archivio che è dotato anche di un patrimonio molto più ampio di strumenti che non la singola fotografia. Abbiamo i cartoncini con tutte le tracce a cui ho accennato adesso, ma abbiamo anche i cataloghi cartacei, i libri di inventario, la corrispondenza, volendo, anche del nostro istituto, e tutta una serie di altre fonti materiali e nel frattempo anche digitali che ci permettono di lavorare su queste fotografie, di esplorare il potenziale epistemologico di un archivio di questo genere e quindi di considerare le fotografie non solo strumento di ricerca, non solo, come è già stato detto, oggetto di conservazione, ma anche oggetti stessi della ricerca. Faccio un brevissimo esempio, queste sono alcune fotografie dal fondo di Gustav Ludwig, sono fotografie che mostrano la sua ricostruzione del ciclo di Carpaccio
in Sant'Orsola, oggi alle gallerie dell'Accademia di Venezia, e voi vedete, ma quello che vi faccio vedere è il risultato di una ricostruzione che è stata possibile analizzando i nostri fondi. Vedete rapidamente il procedimento, cioè è stato costruito intorno al 1904 un modellino di legno su cui sono state incollate le fotografie nell'ordine che lui riteneva opportuno. Il modellino è stato fotografato, poi su fotografie successive c'è stata l'aggiunta del contesto architettonico che ha un disegno sopra la foto del modellino, e alla fine vedete la pubblicazione, il libro nel quale è stata usata una di queste fotografie. Sempre dal fondo Ludwig abbiamo questa fotografia che ci ricorda che anche l'atto del vedere le fotografie in realtà è un atto materiale. Questa iscrizione sul cartoncino dice "Wenden", girare, e per fare tutto quello di cui vi ho parlato finora abbiamo dovuto prenderle in mano. Queste fotografie non stavano sul tavolo con i guanti, ma le abbiamo prese in mano, le abbiamo messe sotto la luce, si vedevano i tratti del disegno a graffite, i tratti del collage e tutta una serie di tracce materiali. In questo caso abbiamo girato seguendo le istruzioni e abbiamo trovato una indicazione bibliografica dell'attribuzione che è data sul recto del cartoncino, e questo è uno dei casi. Generalmente non c'è niente sul retro dei nostri cartoncini, ma quando in casi di questo genere digitalizziamo anche il retro, anche il verso, così come si fa per i disegni, per esempio. Alcuni dei temi a cui vi sto accennando sono trattati in una mostra online che si intitola giusto appunto Cimelia fotografica, e sono stati l'oggetto di alcuni convegni e pubblicazioni degli ultimi anni, nei quali abbiamo trattato appunto della fotografia come strumento della storia dell'arte, ma anche degli archivi fotografici come il contesto della ricerca, anche il contesto all'interno del quale queste fotografie possono essere studiate con occhi nuovi, è un contesto che è tutt'altro che neutrale, ma che influenza il modo poi in cui gli studiosi hanno potuto utilizzare le fotografie nel corso del tempo. Quindi, benché nel progetto Cimelia fotografica noi stessi abbiamo individuato dei fondi particolarmente importanti che digitalizziamo e proponiamo all'attenzione anche nelle nostre pubblicazioni, noi riteniamo che sia l'archivio nel suo complesso, anche con quelle che oggi ci possono sembrare le fotografie meno preziose. Una Linari degli anni 50 sembra oggi non particolarmente importante, ma è l'archivio nel suo complesso che è l'ecosistema in cui gli oggetti, fotografie si trovano e possono essere studiati. E fra l'altro, proprio per andare incontro alle esigenze di catalogazione di questo tipo particolare di fotografie, insieme a Foto Marburg e ai colleghi dell'Erziana stiamo lavorando su un nuovo standard di catalogazione che veda le fotografie stesse come oggetti e non solo le opere d'arte. La posso pregare di concludere? Concludo infatti con la Florence Declaration, che è una raccomandazione per la preservazione degli archivi fotografici analogici che abbiamo pubblicato proprio per i motivi che vi ho detto e che vi invito a leggere e a consultare sul nostro sito, e vi ringrazio per la vostra attenzione. Un lavoro di grande interesse che va di là dell'oggetto materiale, ma che proprio in quest'ultima parte che lei ci ha presentato per me riveste il carattere di maggior stimolo, cioè quello di ricostruire una metodologia di lavoro e un modo di rapportarsi con le immagini e con gli oggetti che è estremamente interessante.
e utile e costruttivo, e quindi la ringrazio molto. Devo dire che mi ha molto divertito questa sua idea delle vostre foto che non hanno le scritte dietro, perché io, che sono una frequentatrice del Warburg, amo moltissimo tutte le grafie che si succedono e tutte le attribuzioni e le interpretazioni, e credo che le foto dei retro del Warburg saranno invece una grossa fonte di notizie e di accrescimento. Da noi le annotazioni e le diverse attribuzioni sono sul verso, perché le nostre foto sono sempre state montate su cartoncino. Perché voi siete precisamente teutonici e non liberamente britannici. Ci sono domande, curiosità e richieste di chiarimenti?